2-2 tra Gina Lovers e i soliti idioti, le due doppiette di Sommella per Gina e di Moio per i soliti idioti. Vediamo come porta palla il numero 6 cercando l'azione dentro. Si gira ancora Moio, ma non trova la porta. Si gira! Si gira! Trazione attentivo! Lanciata lungo dentro! Laterale! Sarà rimessa laterale per Nani. Vediamo come va a raccogliere il pallone. Il portiere che ha giocato un po' con tutte le squadre questo pomeriggio. E sarà rimessa laterale. Battuta a centrocampo sempre per Moio. Moio allarga. Siciliano al limite, il tiro del giudice dice di no. Abbiamo il ritorno di del giudice tra i pali. Da molto tempo tra... Ancora lui. Ci prova. Purtroppo perde palla. Vediamo la ripartenza di Gioti con Siciliano. Siciliano cerca di esteggiarsi. La palla passa e c'è il gol. E che gol che porta i soliti Gioti sul 3-2. E Savoia, per chi non l'aveva capito, era gol. Pure tu che stavi da questi, sentiamo Raffaella che vorrebbe che giocasse Matteo contro tutta la squadra. Matteo Coninna che si incarica della battuta, fa la giocata dietro. Il segno di un Moio quanto mai impetuoso stasera. Siamo Di Martino che batte la rimessa laterale, va lungo, fischiano tutti. Prova a tenerla in campo con Enna, di fatto regala un pallone agli avversari, ma la palla è buona ancora per Sommella che viene attaccato, si allaga sulla destra, e fuori, Moio! No, non è vero. Seguiamo quest'ultima azione prima di chiudere il collegamento. Vediamo la battuta di Gino Lovers, rimessa laterale. Bruttissima la battuta a vantaggio di Moio, sempre che calcia su Sommella. Finiamo qui il nostro collegamento. Gabriele Moio MVP del match, che i soliti idioti hanno vinto per 4-3 contro il Gina Lovers. Una partita molto difficile, che da dirci su questo match? Vabbè, difficile relativamente, perché siamo stati parecchio sfortunati. Nel primo tempo addirittura 4 pali abbiamo colpito. È stata una partita che si è complicata, perché ci siamo complicati nella vita facendoci recuperare. Però alla fine abbiamo spinto la palla. Il procuratore questo? No, con Marco Cedrola, è la mia compagna di infanzia, musa ispiratrice, compagna di vita anche. Ma vieni giù, che come hai detto. È lui che ha dedicato tripletta oggi? No, alla mamma. Hai qualche altra dedica da fare per questa vittoria? No, non una dedica particolare a Enzo e a in memoria dei suoi capelli. Anche a Pappi. È invidioso del mio nuovo ciuffo Riccio. Va bene, si apre un contest tra il mio ciuffo Riccio, tra Cedrola e Moio, allora. Chissà chi la spunterà. Settimana prossima avremo gli aggiornamenti. Ciao, allora, alla prossima. Ciao a tutti.